Oggi siamo ad Aversa presso l'Istituto Comprensivo Cimarosa, presentazione della prima edizione della 10 miglia Normanna, una gara podistica organizzata dall'ASD Podistica Normanna del presidente Giovanni Bell'Uomo. Giovanni, una grande manifestazione sportiva che vedrà scendere per le strade cittadine di Aversa e di Lusciano, perché ricordiamo la gara è con il patrocinio dei comuni di Aversa e Lusciano, circa 1000 atleti. Sì, una grandissima manifestazione, ce l'auguriamo che sia tale. Noi ce l'abbiamo messo tutto per organizzarla. È una manifestazione nella quale abbiamo cercato di creare questo connubio tra sport e cultura, perché riteniamo che lo sport sia un veicolo importante attraverso il quale si possa promuovere e anche pubblicizzare le ricchezze di questo nostro territorio, un territorio ricco di cultura e anche di grosse risorse, È una manifestazione che non si tratta solo di sport, non è limitata solo ad una gara sportiva, ad una gara podistica, ma il dopogara sarà un dopogara ricco di tante sorprese. Ci sarà anche un percorso gastronomico durante il quale avremo la possibilità di offrire a tutti i partecipanti le delizie del nostro territorio, i prodotti tipici classici del nostro territorio, dalla classica, dalla mozzarella al vino asprinio, alla classica polacca e tante altre sorprese. Ci auguriamo che sia veramente una grande manifestazione, una grande giornata di sport per tutti quanti. Giovanni, ricordiamo il 1° maggio, partenza dove, arrivo dove? Partenza da Aversa al Parco Pozzi e arrivo al Parco Pozzi. È una gara su una distanza di 10 miglia, quindi sono praticamente 16 km e qualche cosa. Sono due giri perfettamente uguali, quindi si parte dal Parco Pozzi e si arriva al Parco Pozzi attraverso le strade di Aversa e Lusciano. Con l'avvocato Alfonso Oliva, assessore allo sport del comune di Aversa. Avvocato, un grande evento sportivo, un gemellaggio sportivo fra il comune di Aversa e Lusciano. Sì, veramente un evento sportivo che porta lustro alla nostra città, insieme alla città di Lusciano, e abbiamo dato immediatamente il patrocinio a questa iniziativa che l'amico collega Giovanni Bell'Uomo ci ha sottoposto. La 10 miglia Normanna quest'anno si terrà ad Aversa a partire dal Parco Pozzi, da via Filippo Saporito, con la partenza del 1° maggio, ma la manifestazione, ci tengo a sottolineare, ha una doppia importanza per la nostra città. Ovviamente quella di promuovere lo sport, e mi fa piacere perché sono anche l'assessore allo sport, ma in quest'anno questa maratona raccoglierà anche dei fondi finalizzati a noi, ai due nostri cittadini illustri, ossia a Iommelli e a Cimarosa. Anzi, la ASD Podistica Normanna raccoglierà dei fondi finalizzati ad una donazione di un mobile o una teca, appunto per esporla all'interno della casa di Cimarosa, che da qui a qualche settimana, probabilmente il 27 maggio, verrà inaugurata. Un grazie va anche all'amministrazione di Aversa, perché appena abbiamo avuto il sentore, abbiamo avuto la richiesta di questo evento, si è prodigata per far sì che venisse deliberato in giunta, ma soprattutto che venisse organizzato nel miglior modo possibile. Si vede tra i presenti che ci sono assessori, consiglieri che partecipano a questo evento, il che significa che è molto sentito. L'amministrazione è sempre molto vicina a questi eventi. Si vede in prima fila l'assessore Alfonso Oliva, l'assessore Marica De Angelis, il consigliere Michele Gallucci. Quindi voglio dire, ci sta una partecipazione anche da parte dell'amministrazione notevole. Questo mi fa ben sperare per il futuro. Siamo con l'assessore all'ambiente del comune di Aversa, la dottoressa Marica De Angelis. Assessore, grazie per la sua disponibilità, un grande evento. Il 1° maggio porterà in strada per le strade cittadine circa 800 atleti provenienti da ogni parte della Campania. Allora, certamente è un evento importante, noi tra l'altro siamo soliti mettere insieme lo sport con l'ambiente, perché riteniamo che la pratica sportiva fatta in un contesto ambientale sano, riqualificato, pulito e valorizzato sia una cosa bellissima. Stiamo facendo un grande lavoro sui parchi proprio per questo, per dare la possibilità di accedere al capitale naturale e alla collettività, perché è chiaro che le persone, soprattutto poi diciamo a ridosso della stagione estiva, vogliono dei servizi più importanti all'interno delle aree verdi. Ricordiamo poi la partenza dal Parco Pozzi, no? Questo polmone verde di Aversa. Certo, il Parco Pozzi è effettivamente il nostro fiore all'occhiello, un parco che si trova in buone condizioni. Certamente il nostro intento è quello di migliorarlo sempre di più, tant'è vero che stiamo lavorando all'introduzione di servizi all'interno di questo parco, perché ecco, il parco deve essere sicuro, deve essere pulito, deve essere fruibile. Si sono tenuti degli eventi importanti, si terrà anche questo evento. La nostra idea per il futuro, sempre mettendo
insieme le associazioni e la collettività, è quello anche di creare delle manifestazioni proprio culturali all'interno del parco. Un parco quindi più culturale, sociale, pochi giorni fa la strada normannina dedicata ai bambini diversamente abili. Assolutamente, un parco aperto alla cultura, un parco aperto alla collettività e alle esigenze di un territorio che deve assolutamente crescere e deve partire dal riqualificare il proprio capitale naturale.